Allora, siamo con Alberto Canavese qui al Troll. Dove ci troviamo, Alberto, esattamente? In che zona? Vernante. In provincia di Cuneo? In provincia di Cuneo, il profondo sud del Piemonte, quell'angolo incredibile lì tra il mare e le montagne, cioè in montagna ma molto vicino al mare, infatti si vengono chiamate le montagne le Alpi del Mare non per niente. Quando nevica qui, nevica parecchio. Quando nevica non scherza, è una delle poche cose che vengono bene, tutto il resto è un po' così, però la neve viene bene, e anche la birra. Il tuo brew pub si trova in una zona molto molto suggestiva, dove d'inverno si può anche fare una passeggiata in montagna e bere e mangiare degli ottimi piatti. È un posto molto molto particolare il tuo. È stata una scelta al di fuori del commerciale, di avere un locale che avesse una caratteristica unica, che piacesse a me, perché se non sto bene io non so come farei a far piacere le cose agli altri, e allora ho scelto il posto che piace a me, gli altri se vogliono vengono qua e se no se ne stanno a casa loro, ma non fa niente. Cosa possiamo, oltre a bere le birre del birrificio, cosa possiamo gustare qui nel tuo locale? E qua mi sono messo lì a studiarmi un po' di cosette, delle piccole specialità, specialità con la birra ovviamente, a partire da una trota marinata nella birra e poi affumicata, le palle del troll che sono Spiegaci semplicemente queste palle, sono fatte. Un impasto del pane, dove invece di usare la banalissima acqua che hanno tutti usiamo la birra. Quale birra in particolare? Non c'è una birra in particolare, infatti le palle avranno sempre dei toni differenti, perché a seconda di cosa mi viene uso quello. E detto fuori dai denti, sono i mezzi fusti che non ce ne fai più niente e allora dici perché buttare via un mezzo fusto di birra, faccio palle. Le palle del troll, faccio le torte e faccio io mia moglie, perché poi è mia moglie che fa questo, io ci ho messo un po' di testa dietro e basta. Le tue carni sono abbastanza carte? Ovviamente, carne alla brace e poi formaggi di alpeggio con latte crudo e alcuni affinati alla birra. C'è anche il nostrale che secondo me è molto buono, nostrale, le ricotte. Il nostrale. Le ricotte fuori dai denti secondo me sono ancora più famose del nostrale. E hanno una ricotta così e ha avuto infatti un premio non indifferente, perché è davvero davvero sapida, è una cosa particolare, quella su cui abbiamo lavorato di più anche per l'affinamento alla birra, facendo la brussa ciuca, che è una ricotta stagionata dai 2-4 mesi. Perché si chiama così? Perché è l'unica che siamo riusciti veramente a fargli bella birra, cioè non solo affinata come si fa con i formaggi nell'intorno o a bagno. Sì, ma spiegami perché si chiama brussa ciuca. Beve la birra. È proprio succa. Beh, è piena come un asino, piena malamura. Sì, è ubriaco. Con che cosa l'abbineresti delle vostre birre? La brussa ciuca? Sì. C'è la patera. La patera lei, con i formaggi la fa da padrona, poco invadente, poco coprente, pulisce bene la bocca e via. Invece con le carni che proponi? Con le carni abbiamo studiato la Shangri-La e la Shangri-La la fa da padrona. Poi bisogna sempre dire che con il vitello, che è una carne più delicata, la Shangri-La è un pelino invadente. Ma con tutto il resto, sulla brace più che ci va è maiale, un po' perché siamo piemontesi, un po' perché siamo maiali, no, questo perché lo dici. E maiale più con la Shangri-La? Non ce n'è per nessuno. Però al vostro birrificio possiamo bere anche altre birre, anche tra l'altro molto estive. Qualcuna sì. Ce n'è una che ha un nome molto particolare, che si presta bene per gli antipasti. Sì, sì. L'avete Banata. Chiamata? Come mai questo nome? Sì, ho capito dove mi vuoi portare. Certo. Te non vuoi la panada, No, l'altra. Che la panada è la blanche. Ah, sì, sì. Tu vuoi arrivare alla Daù. Esatto. Che poi la Daù è il nome italiano del Daù. Ma U in italiano non siamo capaci, non siete capaci a dirlo, io sono capace. Esatto. E il Daù non posso raccontarvi che cos'è, perché
La penultima volta che ho raccontato del Daü era con un sacco di bambini, nevicava, ero a fare un corso guide su allo Schiller e ci ho impiegato circa 3 ore, praticamente dovevo intrattenerli, cioè no, me l'hanno chiesto, non l'ho fatta apposta, e via dare, quindi è meglio che non incomincio. Comunque è uno stranissimo animale che vive sulle nostre montagne, che ti tiene alle montagne e attenzione a buttare carta per terra perché arriva dai vetri e ti morde il culo. E quindi a forza di stare sulle montagne, che ovviamente sono dritte, sono così le nostre montagne, noi qua non abbiamo le montagne in piano, e cosa ho fatto? Ho avuto una com'è che si dice? Un adeguamento al territorio, ma si dice diversamente quando... No, una mutazione genetica è vera, ma si dice una reazione genetica d'adattamento, per cui ha due zampe più lunghe e due zampe più corte. Questo gli consente di camminare più agevolmente sulle pendici delle montagne. Da qua in avanti non chiedetevi niente perché se no facciamo mattina. E che tipo di birra è? Quella lì è una birra che è stata la scommessa con il nostro guru della birra, che ci ha detto: a fare birre forti siete in gamba, adesso fatene una con meno di 4 gradi, vi garantisco che non è facile. Fare una birra con meno di 4 gradi, che sia sapida, che sia, abbia la sua pienezza, abbia il suo perché, non è facile, non è facile. Alberto, voi siete nel settore ormai da quasi 10 anni, il prossimo anno compite 10 anni, diciamo, di produzione di birra artigianale. Tu hai un'esperienza che ti porta anche a esprimere un'opinione sullo scenario della birra artigianale italiana. Che cosa c'è che in questi anni è migliorato e cosa c'è che in questi anni invece ancora non avete raggiunto come settore della birra artigianale? Cos'è che è migliorato? La cultura della gente. Il fatto di produrre birre artigianali di qualità, io scusatemi ma lo sottolineo perché lo spiego dopo. Portando delle birre di qualità, la gente ha migliorato la conoscenza della birra e quindi ha cominciato ad avere cultura della birra. Io vivo in un paese dove la cultura del vino, quando sei nato, ce l'hai già dentro, è proprio dominante. Noi abbiamo un cromosoma nel DNA che ci dice che cos'è il vino buono e quello che è picchetta. Picchetta vuol dire vino non buono. No? La birra non sappiamo che cos'è, perché in effetti vanno delle tonnellate di birra che si chiama, non si può dire perché è pubblicità, e quindi vuol dire che di birra non ne capiamo niente. E la birra la beviamo per toglierci la sete, sta incominciando a cambiare questo discorso. La birra si beve perché piace, perché ha una sua ragione. E l'altra bevanda nobile, ma noi non lo sappiamo, perché il vino ha dominato sempre, sempre, comunque. Beh, cioè, non si tratta di fare un confronto. Dai, facciamo dei formaggi della Madonna qua, esatto, dalle nostre parti. E ci mettiamo il miele, perché sennò a mangiarli insieme al vino, il vino diventa dolce. Ma ci mettiamo il miele così il vino tiene. Invece la birra si sposa meglio da questo punto di vista. La birra con i formaggi, e lo dicevano i latini. Adesso non mi ricordo più chi, perché sarei uno che ha troppa cultura e non mi piacerebbe. E voilà, e comunque con la selvaggina al vino e con i formaggi la birra. Questo è. E nel mondo della birra, quello che si deve fare in Italia è quello che purtroppo non sta succedendo. Questa cosa qua è stata presa da qualcuno come un business e adesso stiamo facendo retromarcia. Stanno nascendo 2 milioni di birrifici, 400. Che sì, 400 sono nati, gli altri stanno nascendo. Sono troppi secondo te? Che, no, non sono troppi, ma se lo fanno per passione, lo fanno perché ci credono e lo fanno perché vogliono veramente proporre della birra valida. Se vogliono fare questo perché sull'onda della birra artigianale vogliono creare un business, abbiamo distrutto tutto prima di crearlo. E questo secondo me è quello che invece è da fare, cioè non cediamo, non arriviamo a fare delle birre artigianali mediocre, mettiamoci lì, diamoci da fare, basta studiare, basta fare, e allora la cultura della birra continuerà ad aumentare, se no il rischio c'è, poi chi sa, va bene, ma chi non sa. Tu in questi 10 anni hai visto un'evoluzione anche del gusto,
Ma è difficile per te trasferire questa idea di birra artigianale nel tuo territorio? Non lo è stato. Se pensate che io come piatto principale ho sempre avuto la carne alla brace. E la carne alla brace qua in Piemonte sempre solo col vino, che è sbagliatissimo perché il vino è coprente, perché la carne non condita. La birra secondo te, la tua birra la esalta? E con la birra invece si abbina niente, niente, niente male. Io ho dei clienti, come tutto, molti clienti che arrivano dalla Liguria, quindi vengono in Piemonte, che gliene frega di bere vino, vengono qua per bere vino buono. Sono passato da quando ho acquistato questo locale il 1 gennaio 2002 con l'avvento dell'euro. Allora qua si consumava il 65-70% di vino, pure all'insegna birreria, e il 35-30% di birra. Ad arrivare ad oggi ad avere un consumo del 96% di birra e 4% di vino, pur facendo sempre carne alla brace. E di che è merito? Quindi la cultura si può diffondere. Certo, dobbiamo parlare di cultura, non di palle, perché sennò è troppo facile essere sconfessati. Voi producete tante birre, tra l'altro che vengono vendute anche in tutta Italia. Qual è la tua aspirazione per i prossimi anni, sul tuo birrificio? Non posso dirlo, è vietato dalla legge. No, io vorrei, voglio provare a non fare il cuneese. Noi cunesi non siamo famosi per non saperci vendere. E invece vorrei provare a vendere la mia birra fuori. E mi sto facendo violenza per arrivare a capire come fare. Beh, insomma, ti auguriamo di riuscirci. Ultima domanda, Alberto. Qual è la domanda più strana che ti hanno fatto in tutti questi anni sulla vostra birra? La birra che fate qui, nella vostra zona, con la vostra acqua, con le vostre ricette, tra l'altro, insomma, ovviamente ricordiamo Dano che fa il birraio, diciamo, di questo birrificio. Domanda strana, non saprei, di domande strane ne ho fatte tante, soprattutto all'inizio, perché notavano questa birra che aveva un gusto, aveva questo corpo, dicevano addirittura questa qua è una birra mangia e bevi. Ecco, cioè, però parlo di affermazioni, non di domande. Se vogliamo sapere di domande strane, che quando uno viene e cerca una birra un po' più normale, mi dice ce l'hai una birra che sa di birra. Beh, questo insomma è tutto un programma. Ok, grazie Alberto, a presto allora. Ciao, ciao. Ciao. Come vi chiamate? Io Nicola. Elisa. Elisa. Qual è la vostra opinione su questa birra del Troll? Buona, ci piace. Ma che particolarità, che particolarità? Una cosa che apprezzo molto è che non gonfia molto. Ok. È molto beverina? È molto. E al naso che sensazione vi dà? Provatela. Provatela. Io adesso sono raffreddato, senza niente. Tu invece che. Allora, di solito le donne sentono qualcosa di. Ma no, di più. Ma in realtà non so. Comunque non mi sento un'esperta. No, non c'entra di essere esperta. Non saprei dare un senti qualcosa di dolciastro al naso, senti qualcosa di qualche sentore d'acacia, qualche sentore di prugna con questo tipo di birra? Non essere suggestionata da quello che ti dico io. Infatti sono suggestionata, per esempio. Senti qualche frutta anche, rossa? Adesso inizia anche essere un po' ubriaca. No. Qualche frutta rossa riesci a sentirla? Sì. E anche le spezie dell'Himalaya che... Ah, vabbè, le spezie, sì, ma poi sì, si sente, appunto. Sì, poi l'ho scelta proprio perché nella descrizione c'era scritto spezie dell'Himalaya, quindi l'ho scelta. E quindi ti ha incuriosito? Mi ha incuriosito appunto. Non conoscendo il nome delle spezie, queste cose qua. Sì, mi ha incuriosito proprio per questo. Quali sono le altre birre che vi piacciono del Troll? Mi piace quella, la Torina, che mi sembra che sia quella la lavanda, se non sbaglio. E di facile beva? Come sì, birra. È più leggera rispetto a questa. È più estiva? Sì, è più estiva. Sì, non e poi avete come questa. No, non ne fa 8. Beh, questa, quella che state bevendo è quasi un pranzo di Natale, come contenuto. La Torina invece è molto più leggera. Però mi piace molto. Mi sembra che sia quella la lavanda, le
adesso non vorrei errare, però mi piace molto la lavanda, questo sentore di lavanda. Voi sapete che questo è un birrificio artigianale che quindi segue certe caratteristiche nella produzione, che quindi si produce tutto con dell'acqua locale. Sì, tra l'altro. Vorrei ben dire, è buonissima l'acqua di Verdone, crispa. E sapete che ci sono tante schifezze in giro? Tanti pisci industriale come industriale. Siamo consapevoli. E siamo consapevoli quando veniamo qui a bere la birra del troll, che invece ha proprio tutto un gusto suo in particolare. Dopo che avete bevuto la birra del troll è stato anche difficile tornare indietro, immagino. Ma sicuramente. Cioè quando vi dicono ah vi do un Heineken, come reagite? No, nessun confronto proprio. Ma la bevete ancora? Ma la beviamo per. Sì, ma poi anche perché ogni tanto magari certi locali hanno solo l'Heineken, ma hanno solo la cosa. Comunque qua sei consapevole che qua la qualità è superiore decisamente. E quando andate magari in una, che so, pizzeria o ristorante che vi trovate davanti delle. Purtroppo queste non ci sono in pizzeria. Se avete diciamo una scelta molto scadente, cosa fate? Di birre? Sinceramente. Ogni tanto capita anche che magari bevi qualcos'altro. Ma per questioni anche economiche forse a certi punti. Beh, c'è anche questo aspetto, insomma. La birra artigianale mediamente costa sicuramente di più della birra industriale. Però sapete che quella birra magari è fatta centinaia e centinaia di chilometri da voi. Ma infatti li mettiamo proprio su due punti diversi, esatto, sì. Però sapete anche che siete fortunati che qui con 3-4 euro bevete una pinta. Certo. Di birra fatta in loco, invece in un altro locale bevete con 3-4 euro una birra industriale, certo, che è fatta chissà dove, quindi viva la birra artigianale. Viva la birra artigianale, assolutamente. E la birra del troll in e particolare. Quello sicuramente. So che vedo che la tua ragazza è molto più insomma appassionata e ma perché non è di Vernanti. Ah, per io questo. Tu di dove sei? Sono di Roccavione. E lì non ci sono birrifici artigianali. Purtroppo no. Però insomma, ringrazio che ci sia lei che mi porta qua. Esatto. Ok, a presto allora, grazie ragazzi. Grazie. Ciao. Prego.